Eccoci qua, ciao a tutti. Oggi vorrei parlarvi di ciao.it, che è un sito che permette di guadagnare qualche piccolo soldino, quindi non arricchirsi, mi raccomando, ecco, guadagnare qualche piccolo soldino, scrivendo recensioni, scrivendo opinioni su cosa, su qualsiasi cosa, profumi, televisioni, cellulari, lavastoviglie, qualsiasi cosa, DVD, film, qualsiasi cosa. Quindi scrivere opinioni che ci permetteranno di guadagnare dei soldini. Come? Ok, allora adesso siamo loggati con il mio nick, usciamo e vi chiedo una gentilezza, siccome sono qui oggi a parlarvene, di inserire questo link. Inserendo questo link verrete, link di invito personale, quindi che vi faccio, verrete mandati in questa pagina dove potrete quindi iscrivervi subito. Ovviamente è molto veloce l'iscrizione, io ovviamente possiedo già un account e eccoci qua che siamo quindi proiettati nella mia home. Una volta che vi sarete iscritti, vedrete comparire qui, dove c'è scritto ciao Rouge79, il vostro nickname. Ora, questo è il mio account. Come funziona? Facciamo subito qualche esempio. Allora, io prediligo scrivere recensioni su film, siccome sono appassionato di cinema, e ecco qua. Qua ci sono tanti titoli, queste sono tutte le mie recensioni che ho fatto in queste 2-3 settimane, che sono opinioni scritte 29, come potete vedere. Autori che si fidano di me 54, e sono autori che di giorno in giorno si sono aggiunti, quindi arrivando a 54. Ok, punti ciao 25.055, livello dei punti ciao rosso, sono un pallino rosso, si comincia con il pallino bianco. Punti per il livello arancione, quindi successivo al livello rosso, 24.945, quindi scrivendo opinioni, commentando opinioni altrui, man mano che farete tutto ciò vedrete il vostro livello, il vostro punteggio ciao aumentare, e questo comporterà un aumento di soldini, sempre parlando ovviamente in termini di soldini e non soldoni. Comunque, come funziona? Facciamo subito un esempio pratico. Allora, cosa possiamo prendere? Ecco qua. Enter the Void. Io, questo qua è un DVD, è una mia recensione datata 8 marzo 2014, un film ipnotico. Cliccando su Enter the Void andate a finire quindi sulla mia recensione personale. Qua in alto a destra potete anche vedere iscritto da 25 febbraio 2014, quindi dal 25 febbraio che sono su Ciao. Opinioni 28, come dicevo, fiducia ricevute 53, sono già abbastanza. Tornando all'opinione appunto di Enter the Void, in media l'opinione è stata valutata molto utile da 47 utenti Ciao. Qua c'è tutta la mia opinione, c'è una foto che vi viene chiesta di aggiungere alla fine, e tutti i commenti delle varie persone. Ecco, guarda i commenti, vi porta tutti i commenti. Comunque, tornando indietro all'opinione, che cosa succede? Che essendo in media l'opinione valutata molto utile da 47 utenti ciao, ciao.it mi fornirà un compenso su questa recensione grazie a questi commenti utili di questi 47. Come? Allora, verrà moltiplicato il numero 47 per un numero fisso, che dipende da cosa? Dipende da, cliccando su Enter the Void, vedete in alto a destra qui di fianco la scritta, due simboli euro, ci possono essere anche tre simboli euro o anche un simbolo euro, attenzione, anche zero simboli euro. Enter the Void ha due simboli euro, che cosa vuol dire? Che i miei 47 che hanno giudicato la mia recensione, quel numero lì, 47, verrà moltiplicato per questo coefficiente di 0,1.
un centesimo. Fosse stato un solo simbolo euro qui presente, allora il numero 47, vi ripeto, dei commenti che ho ricevuto, dei giudizi che ho ricevuto, veniva moltiplicato per 0,05 centesimi. Ci fossero tre simboli euro, il famoso numero 47, sempre vi ricordo dei giudizi ricevuti, verrebbe moltiplicato per 0,2 centesimi. E attenzione, in questo caso quindi io mi sto ritrovando a guadagnare 47 per, in teoria, 0,1 centesimo, in pratica 0,2 centesimi, è raddoppiato. Proprio perché se vedete qui sotto Enter the Void c'è scritto un'opinione, che è l'unica realizzata, questa qua è un film ipnotico, Rouge 1969 sono io, quindi per questo prodotto c'è un'unica recensione che l'ho scritta io, quindi io sono stato il primo a recensire questo DVD. Cosa vuol dire? Che ogni qualvolta incontrerete un prodotto che non ha alcuna opinione, voi potrete guadagnare il doppio di quello stabilito da Ciao, quindi il doppio ogni volta che decidete di recensire qualcosa che non è mai stato recensito. In questo caso quindi io sto guadagnando 47 per 0,2 centesimi, circa un euro, poco meno di un euro. Ok, questo su una recensione, questo ovviamente fino a oggi. Torniamo al mio Ciao, al mio account. Come potete vedere, ecco, facciamo l'esempio dell'ultimo opinione insieme a un capolavoro, scritta il 15, come potete vedere qui a destra, il 15, 33 commenti che, vi ripeto, potete visitarli uno a uno. Ecco, vediamo quanto vale questo prodotto. Abbiamo due simboli euro, come potete vedere, quindi anche qui, però attenzione, anche qui una opinione che è la mia, quindi è la prima opinione per questo prodotto, quindi non varrà più, ogni opinione ricevuta non varrà più 0,1 centesimo, ma 0,2 centesimi, che verrà moltiplicato per, andiamo a vedere quante ne ho ricevute, 33, quindi 70 centesimi che sto guadagnando con questa opinione. Parliamo un attimo di guadagno. Ecco, totale guadagni euro 5,54. Questi sono i guadagni degli ultimi 2-3 giorni. Perché? Se andiamo su conto, io ho già ritirato dei soldini, e qua c'è tutto il resoconto che è molto ben spiegato, ma andiamo subito al fondo. Ho richiesto dei pagamenti il 5 marzo, 17,93 euro, l'11 marzo altri 15 euro, il 14 marzo altri 6,85 euro, ora si sono già accumulati altri 5,54 euro. Ecco, questi pagamenti sono stati richiesti, quindi 20, 27, 33, 33, circa 40 euro, che mi verranno accreditati sul conto alla metà del prossimo mese. Ok, quindi qua c'è tutta una panoramica sugli guadagni, i miei guadagni personali, ovviamente solo di marzo. Opinione responso prima remunerazione, quantità 23 per 0,005, vi ricordate? Sono i famosi 0,05 centesimi che corrispondono all'opinione prima remunerazione, quindi quelle opinioni, quei prodotti che hanno un solo simbolo euro. Quindi quantità 23 per 0,005, totale 0,12 centesimi, per carità, pochino. Però se poi andiamo a vedere le opinioni responso seconda remunerazione, quindi con due simbolini, quantità 620 che per 0,010 arriviamo a 6,20 euro. Poi c'è sempre da dire un'altra cosa, che se riuscite a trovare prodotti che non sono stati mai recensiti, quindi che non hanno mai avuto opinioni, e in più hanno almeno 2-3 simboli euro, la cosa diventa ancora più interessante, perché qui abbiamo appunto, in questo caso,
bonus prima opinione responso, remunerazione 2, quantità 614 per 0,020, arriviamo a 12,28 euro, in questo caso terza remunerazione, quindi 3 simboli euro, quantità 202 per 0,040, vuol dire subito 8 euro, è qualcosa. Diciamo che molte cose sto cercando di inquadrarle ancora anch'io, essendo neofita, però ci sono parecchie possibilità di, innanzitutto, di scrivere, se vi piace scrivere è un ottimo, può essere un ottimo prodotto questo ciao.it. Ecco, vediamo nell'esempio pratico come scrivere una recensione. Va bene, qui nella barra in alto di ricerca possiamo scrivere, che ne so, profumi, escono tutta una serie di profumi con un certo numero di opinioni, clicchiamo su un profumo a caso e cliccando su un profumo a caso, appunto, ci esce questo prodotto che, come vedete, ha 3 simboli euro, quindi è remunerato ogni singola opinione ricevuta per 0,2 centesimi. Vuol dire che 10 persone che passano a commentare, a giudicare, vi faranno guadagnare 20 centesimi. C'è un'opinione, quindi non c'è il bonus del raddoppio per 2. Se decidiamo di scrivere un'opinione, si apre questa schermata dove ti chiede la valutazione personale del prodotto, fino a 5 stelle, titolo dell'opinione, si può scrivere qualsiasi cosa, l'opinione è personale, quindi non abbiate paura di usare o di scrivere quello che più vi garba, ecco. E cominciate a scrivere, ho utilizzato questo prodotto per svariato tempo e così via, eccetera eccetera. L'unica cosa, vedete, qui vi dice 5 parole, perché ho scritto 5 parole e l'unica cosa che Ciao vi chiede, per far sì che le opinioni scritte non siano veramente troppo corte, vi chiede almeno un'opinione di 120 parole, quindi mi raccomando, ricordatevi delle 120 parole man mano che scrivete l'opinione. E quindi scrivete l'opinione, dopodiché vi chiederanno i vantaggi, potete mettere 1, 5, 10, 20, ma quanti ne volete, svantaggi. Consiglieresti questo prodotto a un amico, sì, no, indeciso. Ecco qua vi chiede di inserire un'immagine, dopodiché confermo che l'opinione è stata scritta da me. Qui a destra abbiamo altre indicazioni da fornire, tipo la profumazione, il grado di profumazione, lo decidete voi, la persistenza, scarsa, molto scarsa, media alta, rapporto qualità-prezzo, fragranza, selezionate una voce, comunque potete vedere, è molto molto facile, ve lo assicuro. Quindi scrivete l'opinione, foto e pubblica opinione, e una volta pubblicata l'opinione, la vostra prima opinione comparirà qui comparirà la prima opinione e cominceranno le prime persone a valutare la vostra opinione. Questo non è tutto, è gran parte del funzionamento di questa piattaforma, che è reputo molto carina, interessante per vari motivi. In primis perché ci può dare l'opportunità di guadagnare qualche soldino, ma anche perché ci permette di condividere opinioni personali con altre persone. Ecco, vediamo qualche link qui in alto, andiamo per esempio su amici escono tutte le persone, autori, vedete, autori che si fidano di Rouge 1979, sono i famosi 54 iscritti, 54 autori che si fidano di me, ci sono vari nomi. E che cosa vi posso consigliare di fare? Ecco, siccome questa gente passa a commentare le vostre opinioni, l'indicazione che vi posso dare è passate anche voi a commentare le loro. Per esempio, clicco su uno di questi 54 iscritti che si fidano di me, vado a vedere le sue recensioni, cioè appare la sua fotina anche con tutta l'opinione scritta, la foto, vedete che
Wally 811 ha messo la foto. Dopodiché, dopo averla letta, decido di giudicarla con eccellente, molto utile, utile, poco utile, inutile, fuori tema. Questo dipende da voi. Dopo averla giudicata, posso anche lasciare un commento. E che cosa succede? Che Wally 811 di sicuro, perlomeno, dovrebbe tornare a commentare successivamente una delle vostre opinioni. Diciamo che funziona abbastanza così. Io vi invito a provare questa piattaforma che è molto simpatica, immediata e tutta in italiano. Vi ricordo, vi ripeto, il link di affiliazione per iscriversi. Questo qui in alto, lo troverete scritto anche sotto questo video. Nelle info e per qualsiasi domanda vi invito a contattarmi. Metterò anche la mia mail qui sotto nelle info e per qualsiasi domanda contattatemi. Ciao.